Conoscete un modo velocissimo, facile e sano di preparare il pesce? Oggi ve lo insegno. Quando invito le persone che vengono in studio da me a consumare più pesce, molto spesso mi sento rispondere non sono capace di cucinarlo, è troppo lungo da preparare, quando arrivo a casa sono molto stanco e non ho voglia, e simili altre affermazioni. Ma nel momento in cui spiego loro la mia semplicissima preparazione, adatta a tutti, persino alle persone più imbranate ai fornelli o alle persone più impegnate, non ci sono più scuse. E adesso la rivelo anche a voi. Tutto quello che vi serve è una pentola e un filetto di salmone. L'ideale sarebbe poter disporre di salmone selvaggio, non facilissimo da trovare, a dire il vero. In alternativa possiamo serenamente accontentarci del salmone di allevamento, che ormai possiamo trovare in qualunque supermercato o quasi. L'importante è prepararlo in modo tale da conservare, da preservare le sue qualità nutrizionali e in particolare il contenuto di omega 3, che si danneggiano con la cottura. Riempite la pentola per 3 quarti d'acqua, accendete il gas, mettete la pentola sul fuoco e coprite. Quando l'acqua bolle, spegnete il fuoco e solo a questo punto mettete il salmone nella pentola. Il calore dell'acqua appena bollita cuocerà delicatamente il salmone, ma non danneggerà gli omega 3. E di nuovo coprite, lasciando il salmone nell'acqua per 5 minuti. Trascorsi 5 minuti, il salmone è pronto. Sarà ben cotto fuori e solo leggermente scottato all'interno. Ora non vi resta che condire il vostro salmone in maniera molto semplice e veloce anche qui. Un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale, se gradite una spruzzata di limone, oppure in alternativa della salsa di soia. E il vostro salmone è pronto per essere gustato. Sano, veloce, facile. Buon appetito!